Vi ricordo che in descrizione e nel primo commento sono disponibili i link per acquistare i biglietti per venire a vedere a teatro me, Riccardo Dose e Daniel Dardetta. Sì, sì, a teatro con il nostro spettacolo Esperienze DM a teatro dal vivo, meraviglioso, bellissimo. Link in descrizione nel primo commento. Sono state aggiunte nuove date, quindi sbrigatevi e affrettatevi prima che i biglietti spariscano. Amici, amici, e che dico? Amici, oh, che bello! Oggi nuovo episodio di Malati di Merda. Mi era mancata questa serie? Assolutamente no. Avrei preferito continuare senza vedere altri ipotetici serial killer? Sì, sì, assolutamente sì. Per chi fosse nuovo nel canale, vi ricordo che stiamo reagendo alle puntate americane, quindi sono sottotitolati in italiano perché le puntate doppiate italiane non ci sono più. Se vi siete persi i due episodi precedenti, li trovate sul canale o per strada a fianco a dei vagabondi. Iniziamo subito? Oh, che bello, iniziamo subito con dei piedi. Finalmente anche questa estate inizia a sorriderci, eh? Dove cazzo è uscita questa psicopatica? Ogni volta che vedete una persona con dei capelli che non siano né mori né biondi, ci siamo detti tutto. Che cazzo di contatore per l'acqua è mai quello? Sembra più un citofono di Scampia. This is my handy dandy water heater timer. Ora due sono le cose: o sta impostando il timer per lo scaldabagno, o quella lì è una bomba e devo scappare anche io in questo momento. It saves me over $80 a month on my water bill. Sì, però capisci, cioè, che la doccia dovrebbe essere un momento comunque di relax. Se vai nella doccia e già stai con l'ansia angolo che fra 20 minuti ti asciacqua pure i piedi e già devi essere uscita da quella doccia, non è che è così rilassante questa parte della giornata, lo capisci? My name is Amy Elizabeth and I'm the world's cheapest multimillionaire. Oh, attenzione, attenzione, colpo di scena. Oggi abbiamo a che fare con la milionaria più ticchia al mondo. Va bene. With a personal net worth of $5.3 million. 5,3 milioni di dollari. Sono visibilmente confuso, non ci era mai capitato al momento di reagire a una milionaria che non spendesse soldi. This 50-year-old Las Vegas entrepreneur refuses to throw a single penny down the drain. While we were buried, Amy learned how to turn off the circuit breaker. Chi è questo pervertito? Chi è? Ah, è l'ex marito di della milionaria tirchia. Quei capelli sono veri, no? È un gatto morto quello. Save on power. Boy, how many times I would wake up and forget that the water heater was off. Jump in that cold shower. Talk about shrinkage. Oh! Vabbè, adesso, cioè, non stiamo qui adesso. Lo sappiamo tutti che con l'acqua fredda, quando si spegne lo scaldabagno, la prima cosa che si riduce non è la balletta, ma è il nostro fratellone. This is my beautiful home. As you can see, it's full of upscale furniture. I like nice things, but I don't like to pay for them. Che cazzo significa che mi piacciono le cose belle ma non mi piace pagarle? Che cazzo è? Una ladra d'appartamenti. Più che altro non riesco a capire questa cosa. Com'è possibile vivere da milionari ma non spendere soldi? C'è un controsenso. Amy works hard to stay well below a $1,000 monthly budget. And although she can't afford a more comfortable lifestyle, she saves more than $200,000 annually. Ho capito che risparmia più di $200,000 all'anno rifiutandosi di comprare le cose, ma che cazzo deve comprare una jacuzzi ogni 25 minuti, $200,000? By refusing to buy anything new. This is my one sponge. Some people might think this is a little nasty. Posso dire una cosa? Che la spugna di casa sua non è molto differente dalla spugna di casa mia. Io ne ho una, penso, da febbraio. Until it's falling apart and rotting, I don't see any reason to throw it away. Sì, tutto ciò che fai con quella spugna di sicuro è non pulire i piatti. Over here, I have one knife. I guard it with my life. It never touches water. I just wipe it down on a... Ah, quindi lei ha... una cosa di ogni cosa, cioè un coltello, una spugna, un ex marito, uno psicologo. Towel every time after I use it and put it back in the drawer. So the way I got the house is when my ex-husband and I decided to divorce. He's got a good heart and he insisted that I keep the house because he knew. Sì, ho capito, però qua non si tratta nemmeno di culo, è il tuo ex marito che è un idiota, porco Giuda. Aveva capito con che tipo di ex moglie aveva a che fare, detto vabbè, piuttosto che questa s'ammazza, gli regalo tutto. I didn't keep the house, I would move into a hovel of a one bedroom apartment to save money. Tipo dove vivo io. And he's right.
Amy won't pay anyone to clean her home. So her ex-husband volunteers to do it for free. Ma fermi un attimo. Questa è una perversione sessuale la sua, cioè siamo tutti d'accordo. Cioè lei ha divorziato con l'ex marito, il marito gli ha regalato in permuta una casa da mille milioni di mille lillari, e in cambio, cioè per sdebitarsi di quanto lui sia stronzo, va pure a pulire casa. Poi cammina a quattro zampe e si fa mettere le carote nel culo. Saving her $400 a month. If you could start and do the toilet, that needs it the worst. Okay. Ah, te ne pure i vizi. Work here. And don't forget to get under the rim, because you miss that a lot. I'm glad to help her around the house with the cleaning. I do yard work. In Inghilterra, qui a Brighton, diciamo pado frate do cazzo, ma in inglese non so se lo capisci. Drive her to her appointments some once in a while. This is like free exercise for him. Keeps him in shape. Guarda com'è in forma, sta più della gente qua. One of the times that I noticed that Amy was a cheapskate was I came to her house. She asked me, did I want lunch? So I said, sure. Vabbè, almeno prepara da mangiare. Fixed me a tuna fish sandwich. Che è quello che mangio io da 20 anni. Tonno in scatola. As I'm eating the sandwich, I'm thinking, this is a little fishy. What is this? Mike, lunch is ready. And then I looked on the countertop and I noticed there were cat food cans. Che schifo, che schifo, che schifo! Che schifo, che schifo, che schifo. Ma come tonno per gatti? Ho capito che l'ex marito c'ha un gatto morto in testa, porco Giuda, però manco a far così. They were empty. And I thought, no, she didn't do this. Sì, ma adesso il fatto è chi cazzo è sta vecchia? Here, made you some tuna fish. Oh, great. No, I don't think Amy... Non mangiarlo, Ric Flair, non mangiarlo, per piacere. ...has actually ever fed anyone cat food, but I wouldn't put it past her to try. Fidati che c'è sempre una prima volta. L'unica cosa buona che hai fatto nella tua vita è divorziare con questa donna. Stiamo a sentire. Veramente, mi stavo avutando stomaco, cioè ci sono delle persone da casa che stanno mangiando mentre stanno guardando questo video, vi prego fermatevi. Tuna fish for people, 89 cents. Cat food for cats, 59 cents. Sì, ho capito, ma c'è una differenza di 30 centesimi, cioè non mi sembra il caso. I just saved 30 cents. Gli ha dato quello per i gatti. Vorrei veramente che qualcuno in questo momento mi spaccasse i reni con una sedia alle spalle, magari un peruviano. Possiamo fare uno zoom sulla faccia di questa psicopatica, per cortesia? Potete mai prendere anche solo un consiglio da una persona con gli occhi del genere? That's good. È buono, pensi che se che si mangia? A merda, che si mangia nel tempo libero? Buono, buono. Se sbocco per terra, se mi metto due dita in gola e sbocco fuori da un legale, esce qualcosa di migliore. I get income in a variety of ways. One is managing my rental properties. The other is managing my investments in a brokerage fund. I don't spend money on business travel. I just think it's a total waste of money because... Ma la cosa assurda è che questa persona qui ha un lavoro normale, ha una vita incredibile, ha dei guadagni meravigliosi, ha tantissimi appartamenti che dove subaffitta e fa una... Mi è arrivata una lettera dall'avvocato della signora, meglio andare avanti. It's not something tangible you get to keep. So I like to find ways to avoid paying for it. I have regular business trips to L. Non credo che quella macchina sia in salute. Si sta muovendo per spirito divino. My car is a 96 Mustang. It's... Io sono del 96. Cioè abbiamo la stessa età della macchina. Lovely. Some people call it the beast. Chi è che chiamano la bestia? La macchina o la persona che la guida al suo interno? I'm almost afraid to drive with her in it. Because you don't know if it's gonna break down. Qualcuno mi può dire chi cazzo è sta vecchia? Once a month, Amy drives 4 hours each way to Los Angeles in her 17-year-old car. And while a flight would cost $250, Amy will only spend 80... Eppure è comodo, alla fine. Cioè, perché prendere un aereo di un'ora quando puoi stare in macchina 2 anni? ...dollars on gas and $10 on an oil change. She has a slight vibration from the steering wheel going at all speeds. Wow. See? Yeah, you're just completely bald on there. Wow. Along with the tires you need, we got the windshield issue, we got the belt issue. Diciamo che non c'è ancora una cosa positiva in sta macchina, su tutto il problema. Cioè, lei arriva da lì con un problema su quattro ruote, praticamente. Right. All these safety issues going on right now, I feel very uncomfortable letting you leave my facility. Vabbè, c'è anche da dire che tutti i meccanici sono figli di puttana. Cioè, questa è una cosa che si sa. Tranne i genitori dei ragazzi che mi seguono, tutti i meccanici sono tutti figli di puttana. The car in this shape, this car is definitely not safe. What's to be on the road. What's wrong with the windshield?
It's cracked. So I can still see out of it. We can work with you, give you a good deal on everything. But I mean, without getting the work done, unfortunately, I can't let this vehicle leave. You know, you can leave it here for a couple days. What kind of pricing are we talking about? All together with everything we're looking at, you're probably looking right over $1,000 for all of it. Diciamo che comunque di base è proprio la prima legge del meccanico. Tra i 10 comandamenti del meccanico, la prima legge è cerca di trattenere la macchina quanto più possibile da te e fai spendere l'inverosimile delle cifre che non stanno né in cielo né in terra a qualsiasi cliente tu abbia davanti. Are you kidding me? No, I don't want to pay the money. It's a piece of crap. Vabbè, se stiamo calmi con le parolacce, mi sembra il caso di alterarci e rovinarci la giornata per una sciocchezza. That's why I have a piece of crap, so I don't have to spend money on it. I came here for you to look at it, not for you to take possession of it. I've got lawyers that'll hit you with. Vabbè, adesso chiamate gli avvocati, mi sembra un'assurdità. Cioè, già mi hanno chiamato me 2 minuti fa. Non mi sembra il caso adesso di andare a denunciare una persona che sta cercando semplicemente di salvaguardare la tua sicurezza stradale, la tua e quella altrui. State fermi, questo avvocato. State fermi. Lawsuits up the ass. There's no real reason it needs to stay here. That's just. Ma poi non capisco perché c'è tutto questo vento nei suoi capelli. Dove cazzo si trova? Davanti a un ventilatore. For all I know, it's perfectly. Fine. I don't even know what the. Basta di parolacce, cioè abbiamo capito. It is Nevada state law. As a repair facility, it is my obligation to make sure these cars are safe on the road. You can more welcome get it towed out of here or push it out of here. I cannot let you drive the vehicle. Quindi, alla fine di tutta questa storia, la psicopatica qui aveva una riunione di lavoro, un appuntamento di lavoro tipo a Los Angeles. Ha preferito, piuttosto che andare in aereo, andare in macchina. Gli si è rotta la macchina perché non sa manco lei perché cammina qua a merda lì. Con le ruote. E adesso il meccanico gli sta impedendo di andare via proprio per la salvaguardia umana, proprio per prevenire l'estinzione umana. If I get a few different estimates and it's all the same, then I go home and I decide and I run my calculator. Is it really time for a new car? Or do I want to spend $1,000 to fix this? But that's my decision. Anche perché riparare la macchina a $1,000 con gli stessi $1,000 penso che ne compri 3 di quelle merde. It's not his. She won't even spend $100 to put a good set of tires on her. Intanto cosa sono diventati questi? Una boy band? I Black Street Boys? I'm gonna have my ex-husband come and pick me up and he's gonna take me to the airport. Ah, quindi giustamente adesso chi chiami in un momento di difficoltà? Il tuo schiavo che hai comprato mentre sei pulì il cesso torna e l'accompagna in aeroporto. Mi sembra giusto, mi sembra giustissimo. I'm determined to get to my business meeting tonight. I'm on my way to the airport right now and I'm gonna bum a ride for. La cosa che mi fa impazzire è che dietro tutto ciò c'è sempre un cameraman che la sta seguendo ovunque. Ovunque. Adesso tipo è seduto nel portabagagli della macchina, immagino. Amy has dated pilots in the past, so she knows her way around airports. She'll try to find a pilot that's got an empty plane or something. Non sto minimamente capendo che cosa sta per succedere. Non sta andando in aeroporto più all'aereo, quindi no? Che sta succedendo? They like that, you know, and entice them to give her a ride. Ma cosa vuol dire andare in aeroporto a chiedere un passaggio? Funzionano così gli aeroporti? Although Amy has lost time at the garage and needs to get to her business meeting in Los Angeles, she is still not willing. Allora, ora mi girano veramente i coglioni. Non stiamo giocando a GTA in un aeroporto. Non si entra semplicemente da una porticina sul retro di Los Angeles, ok? Cioè, tutta una prassi prende in un aeroporto. Ti allora pure i ponti metallici che c'hai sotto le carie. Per cortesia, non diciamo stronzate. To pay for other travel options. Pagare per altre opzioni di viaggio significa fare un pompino al pilota? No, assolutamente no. Ok, why don't you wait here and let me show you how it's done. No, non ho voglia di vedere adesso una fellaccia, per cortesia. Hi there. Hey, how you doing? Good, how are you? Are you a pilot? Yes, I am. Ma che cazzo di domanda è? Tu cosa? Tu sei pilota? Sì, lo sono. Ma che cazzo di conversazione è? Oh, terrific. Well, I need to get a flight to LA. I'm desperate to get there today because I have a business trip and I need to get a free flight. Ho visto un video iniziate così e diciamo che a un certo punto poi decolla qualche altra cosa. No, I have to go today. Chi è questa? Da dove cazzo è uscito questo? Da KFC? Amy, tomorrow, but this thing's not gonna be ready to go for a couple of days. I understand. Is there anybody might else? Be somebody who does. There's a guy out here, you might see him. His name's Mike. C'è un ragazzo lì giù, dove? Nel niente, porco Giuda. Sono nel Sahara, non si vede un cazzo. C'è un ragazzo lì, dove? And you can find someone who's headed where they want to go. Sinceramente non mi è mai capitato di trovare qualcuno, qualche pilota dietro che sta andando, guarda caso, nello stesso posto dove sto andando io. Questa cosa non rappresenta la realtà, è una puntata di Black Mirror è diventata. Normally what people would do is just coming out to an airport, they could ask
people that are going up and doing test flights or break-in flights. Non ha minimamente senso questa cosa. Non ha minimamente. Non è un videogioco. Non è assolutamente un videogioco questa cosa. E dovreste smetterla. Place at the right time. Are you Mike? Yeah, I'm Mike. Hi Mike, my name's Amy. How you doing? Sembra quando sblocchi i personaggi, tipo ti avvicini uno, premete di angolo e parte animazione. The other pilots in the hangar suggested I talk to you. I'm trying to... Quelli lì nell'hangar non erano piloti, ma due depravati, sicuramente. It's kind of not really fun to really fly. Ma non accettare! Ma da quando vedo un pilota dice, ma sai che dopo tutto non è così divertente viaggiare da solo? No! È il tuo cazzo di lavoro! No. If you don't mind keeping me some company, I'll take you to Santa Monica. Perfect. Chartering an airplane, you would expect. Stiamo vedendo della prostituzione. Credo si tratti di prostituzione. To be in the range of 2 to 3,000. Ma tu cazzo la sta a mettere qua la valigia? Ma veramente sta succedendo questa cosa? Cioè veramente lei si è scassata la macchina, gli ha dato un meccanico ha detto buona macchina che ha morì, l'ha chiamato una murata, ha detto amo puoi terminare l'aeroporto, gli ha terminato l'aeroporto, gli ha dato da 3 loschi individui, ha detto mi serve un aereo e sta partendo per Los Angeles. Non ha senso questa cosa. When I go to these extremes and... Ma perché c'è anche il cameraman dietro? Sono in 3, c'è anche il cameraman lì che vorrebbe morire. Ha detto ma perché con tutti i programmi proprio malati di risparmio, perché... Addio, è stato meraviglioso. Buon viaggio. Tra l'altro non mi sembra nemmeno così sicuro un aereo del genere. Poi 3 persone col camera mi hanno detto tutta l'imbragatura. Amy is a millionaire, but she's still a cheapskate. Mi spiegate chi cazzo è sta vecchia? By the way, I forgot to ask, but can I get a ride home too? Ma come anche il passaggio per tornare a casa? Ma anche il passaggio per tornare a casa, ragazzi, sono schifato, sono letteralmente schifato dalla puntata di oggi. Penso che abbiamo raggiunto veramente i massimi minimi storici. Se siete arrivati fino a questo punto del video, commentate scrivendo Simo partiamo in aereo insieme. Vi ricordo che in descrizione del primo commento ci sono i biglietti per acquistare i biglietti per venire a vederci a teatro a me, Ricky e Dadda, quindi acquistateli prima che spariscano. Date in continuo aggiornamento, noi ci rivediamo per un prossimo video. Buona estate a tutti.